Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video. Allora, eccoci qui in questa guida. Allora, oggi cosa andremo a vedere di nuovo? Siamo sempre qui sul nostro bel DLC Dragonborn. Ieri abbiamo visto i draghi, la cavalcatura dei draghi. E oggi, sì, proprio da lui, da questo fabbro, da Glover Mallory, noteremo una cosa. Il marchio dell'ombra della Gilda dei Ladri proprio vicino all'entrata della sua casa. Cosa dovete fare? Dovete parlarci e chiedergli per quale motivo c'è raffigurato lì il marchio dell'ombra. Lui vi racconterà tutta la sua storia, chi è, cosa ci fa lì. E in più vi dirà anche che ha perso, ha smarrito la formula delle ossa fuse. Più che smarrito, diciamo che gliel'hanno rubata. E gliel'ha rubata proprio il tizio, il cadavere che sta lì. Voi dove dovete andare? Dovete andare al vicino al tumulo del Bianco Rilievo, proprio per l'esattezza vicino alla caverna di Castel Karstag. Dovete andare qui, al cui interno, oltre ai Rickling cacciatori che dovete uccidere, ci sarà immediatamente questo cadavere. Voi dovete recuperare la formula e poi semplicemente dovete riconsegnarla di nuovo a Glover Mallory, che vi ringrazierà e vi dirà: tieni, questa è la chiave di casa mia, aprila e vai al suo interno e prendi tutto quello che ti serve. Voi, lui vi ha detto di entrarci, voi tranquillamente ci potete entrare, come vedrete nel video, come sto facendo io nel video. Entrate, percorrete la strada sulla vostra destra, scendete le scale e aprite questa porta. All'interno di questa porta ci sarà questa stanza. Qui potrete prendere in pratica tutto: lo scudo, la spada, qua dentro in questo forziere che ho trovato un granato, delle pozioni, dei veleni, delle gemme dell'anima e anche soprattutto dell'oro. Oltre a questi bei dolcetti, ci saranno queste borse di monete, questi grimaldelli. Ma quello che conta a noi, il motivo di questa guida, è la corazza della guardia nera. Tutto il set di questa corazza, che ora andremo a vedere nei minimi particolari. Partiamo dall'elmo. Cosa fa? I prezzi sono più favorevoli del 25%. Invece la corazza e il peso trasportabile aumenta di 50 punti. I guanti, scassinare è più facile del 40%. E infine gli stivali, hai una maggiore probabilità del 40% di borseggiare. Io a questo video vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!